il primo giorno della nostra vacanza. Questo è il nostro, diciamo, hotel, che sono dei piccoli appartamenti, sicuramente per l'uso invernale, perché qui ci sono le piste da sci. Siamo a Vison, a 1500 metri di altezza. La giornata è a dir poco bella. E che vuoi di più? Lago di Tovel. Incastonato dalle montagne. A perdere il fiato. Ma prova, che le leva. Mi fa qualcosa. Bello, eh? Andiamo. Guarda poi come è ben curato, guarda. No, vero anche qui. C'è una dorosca, c'è una casetta. Si prende, si può bere acqua. Questo, sai come lo chiamiamo noi in Italia? Il classico paesaggio di Heidi. Dove vai? Puoi andare a piedi. Non mi arrepio.
È vero, ma infatti sono tutti influenzati dalla stessa, capito, influenza un po' tedesca. Non è un caso quello che hai detto, sì. Perché c'è un punto dove si può fare il bagno ed è molto carino. E Liuba, come al solito, acqua salata o acqua dolce, si trattiene come una rana dentro l'acqua, nuota anche come una rana. Mattina è più bello perché adesso vedi che un po' si muove, fa uno specchio praticamente, riflette la montagna davanti. Sentito? Ripeti, non è abbastanza? Non è abbastanza pericoloso. Guarda, siamo sopra la strada, se cadi qua sei... mi sta già venendo... Non intendo di cadere. E qua se cadi sopra la strada c'è la rete. Comunque, dove stiamo andando? Stiamo andando al no, sul Monte Baldo. Una bambina. Passeggia. Due vecchietti. Via in Liuba, sto tibicati alla Gavari Struzie. Друзьям, что здесь очень красиво. Это место называется Озеро. Озеро Брайс. Брайс. По-немецки. И
On. E sam ljuče. Che, guarda. Una distruzione che è passata qui, incredibile. Sradicati di... Questo è quel periodo che ti ho raccontato, che pioveva ogni giorno. Perché non hanno un palo profondo comunque. Quanti metri siamo? Penso sui 2003 e c'è quasi caldo alle 10 del mattino. Guarda in fondo, c'è un sentiero dove c'è la frana, diciamo, dove è scosceso, dove c'è la ghiaia, guarda. Rifugio Locatelli.